Allora, andiamo alla penultima delle prime cinque. No, no, andiamo all'ultima delle prime cinque. Questa era Livorno, quindi poi facciamo il break. Abbiamo qui la provincia di Lucca, rappresentata dall'ISI Sandro Pertini, titolo del progetto Patrimonio artistico in un'app, referente del progetto professor Andrea Guastini, studenti Eleonora Poli e Giulia Benedetti. Prego di mandare il video di Lucca. Anche il video di Lucca, allora darei la parola a Eleonora Poli per l'esposizione del progetto. Prego, Eleonora. Buongiorno, sono Eleonora della quarta C dell'Istituto ISI Pertini, Sandro Pertini di Lucca. Cercherò di illustrarvi brevemente i punti salienti del nostro lavoro relativamente al progetto dei Service Learning. Il prodotto finale è stata la creazione dell'app My Look App. È stata realizzata grazie alla collaborazione di diverse classi della nostra scuola, ciascuna delle quali ha curato un determinato aspetto del patrimonio culturale di Lucca. Abbiamo digitalizzato chiese, baluardi, luoghi particolari legati alla curiosità e leggende sconosciute. L'app utilizza tecnologie di geolocalizzazione dai beacon delle opere artistiche, cercando di rendere possibile un capovolgimento dei ruoli, dove è il bene turistico che parla al visitatore e che incontra il visitatore e non il contrario. La prima fase ha previsto la configurazione di un ambiente cloud su G Suite, che permette di consentire a ciascuno studente di archiviare attraverso il proprio smartphone tutte le informazioni raccolte durante le visite sul territorio. Durante la seconda fase abbiamo progettato l'app per poter avere uno strumento di facile usabilità. Per la parte grafica hanno contribuito anche studenti del settore grafico, dell'indirizzo grafico, disegnando loghi, sfondi diversi per diversi formati. Per lo sviluppo vero e proprio dell'app abbiamo utilizzato la piattaforma GoodBarber, un generatore di app per tutti i sistemi iOS e Android, che ci ha permesso di integrare tutte le informazioni e le tecnologie necessarie. All'interno dell'app abbiamo integrato delle audioguide in inglese e spagnolo utilizzando l'app Spreaker. E My Look App resta un progetto aperto che nel futuro ci consentirà di arricchirlo con nuove opere e monumenti per renderlo ancora più interessante per i turisti. Al termine della fase di test sarà resa possibile e promossa anche tramite un QR code a tutti i visitatori del Pertini Tourist Info Point nei pressi della stazione De Lucca da noi gestito, per contribuire anche al rilancio del settore dopo la crisi dovuta al periodo di emergenza Covid-19. Bene, brava, perfetta nei tempi, mi dicono che c'è una domanda. Monica? Buongiorno Eleonora, buongiorno, Buongiorno. bravissima, hai fatto un'esposizione molto chiara. La domanda è vero che voi siete, scusa,
un istituto turistico, ma da che cosa è nata la motivazione a creare questa app? E poi c'è davvero la volontà di renderla disponibile per il pubblico, i turisti? Yeah. Allora sì, rispondo subito alla prima domanda, che a parte diciamo promuoverla tramite l'infopoint di Lucca da noi gestito, sarà anche disponibile sull'App Store, insomma, per scaricarla da qualsiasi, diciamo, da qualsiasi app. E appunto nella nostra scuola abbiamo attivato questo pond di informatica che coinvolgeva molte classi della nostra scuola, e insieme abbiamo voluto partecipare a questo al concorso dei Premio Scuola Digitale, e diciamo ponendoci un obiettivo e lavorando soprattutto in squadra e insomma farci conoscere di più e conoscere anche soprattutto la cultura e le curiosità del nostro paese, che sono tantissime. Bene. Scaduto quindi il minuto, va bene Monica? Una doppia valenza, quindi quella della conoscenza del patrimonio, ma anche quella, esatto, di conoscere il lavoro della vostra scuola. Sì. Con profilo dell'utilità, mi sembra molto buono, grazie. Grazie. Bene, allora, come d'accordo, adesso arrivati al momento finale, la giuria ha deliberato, quindi sappiamo com'è la classifica. Vi volevo ricordare un attimino le premiazioni. Dunque, noi abbiamo previsto due premi, era previsto solo un riconoscimento, noi abbiamo deciso di fare un premio di prodotti hardware, quindi al terzo posto, chi si classificherà al terzo posto avrà una telecamera 360 gradi da poter inserire o su uno smartphone o su un tablet che potrete utilizzare poi nelle vostre scuole. Ci auguriamo per il video dell'edizione Premio Scuola Digitale del prossimo anno. Al secondo posto verrà consegnata, la spediremo poi da scuola, insomma, nelle fasi successive, una action camera tipo una GoPro, quindi per fare delle riprese determinate particolari, insomma, poi i ragazzi sicuramente lo sanno meglio che me. Il primo posto, notizia molto interessante perché rispetto all'anno scorso è aumentato il premio, quindi il primo posto arriveranno alla scuola per la realizzazione del progetto, oppure per ampliarlo, per fare le cose legate comunque al progetto vincitore, arriveranno 2.000 euro. Inoltre, come sappiamo, chi arriverà primo praticamente sarà il rappresentante della Regione Toscana alla finale nazionale. Quindi chiunque, siete stati tutti bravissimi, quindi indipendentemente dalla classifica, però alla fine di questa mattinata la provincia, la scuola che vincerà, da quel momento noi dovremmo tifare tutti per la provincia che ha vinto, perché è quella che, ripeto, ci rappresenterà nella finale nazionale che verrà fatta prima dell'inizio del prossimo anno scolastico. Bene, detto questo, della giuria ve l'avevo accennato già prima del cambio della traccia audio, che comunque non ha influito minimamente sulla giuria. Quindi a questo punto si può partire con la classifica. Vi hanno già detto sicuramente di accendere le telecamere, perché io farò in questo modo. Dirò chi si è classificato prima al terzo posto, poi secondo, poi primo. Ogni volta, per esempio dopo il terzo posto, accenderemo le telecamere sul professore e sui due ragazzi, in modo che se vogliono dirci due parole, insomma, o condividere con noi la loro felicità o quello che è. Ripeto, però, i progetti veramente erano tutti di altissimo livello, quindi, chiaro, noi dobbiamo fare una classifica, però è andato tutto, speriamo, nel migliore dei modi. Allora, terzo classificato per la finale, Premio Scuola Digitale, finale Toscana, edizione 2019-2020. Aspettiamo la diapositiva, devo vederla anch'io. Eccolo qua, terzo classificato, istituto Sandro Pertini di Lucca. Complimenti, vediamo adesso di prendere l'insegnante su quelli che... Ciao Franco. Ciao Andrea, ciao ragazzi. Allora, che pensate? Bene, grazie. Qualcosa Andrea, ragazzi, anche voi, intervenite. Grazie perché hanno dato veramente tanto in questo periodo, anche in giardino. Hanno fatto un ottimo lavoro, non solo queste ragazze che erano qua fuori con noi, ma tutte le altre ragazze che si stanno seguendo in diretta streaming, anche le altre classi, perché è stato veramente un lavoro fattuoso che ha coinvolto gran parte dell'istituto per assemblare, metterci insieme il nostro lavoro, lo porteremo ancora avanti, come ho detto, perché voglio veramente che sia un prodotto che dia un qualcosa di più a tutta la comunità di Chiesa in questo periodo, visto l'emergenza, anche il turismo sta vivendo la guerra
un periodo magari un po' difficile. E quindi faccio anche per andare dal grazie, Eleonora, il Giulio, che sono qua con noi oggi, ma anche per quelli che si stanno seguendo, e che sono venuti molto orgogliosi di loro, e i miei colleghi che hanno contribuito a questo risultato. Grazie a tutti. Bene, sono contento, in effetti era veramente un bel progetto. Tanti complimenti, poi vi arriverà il terzo premio. Bene. Monica, me la prendi? Appunto tutti per la partecipazione, volevo complimentarmi con la scuola di Livorno che ha fatto un lavoro eccezionale e la giuria, come Franco giustamente ricordava, non ha avuto dubbi e è stata assoluta la scuola con più punteggio, mentre tra il secondo e il terzo posto invece ci sono state più discussioni perché i lavori erano tutti e due comunque dei lavori interessanti e quindi è stato più difficile. Quindi volevo complimentarmi anche con le due scuole, secondo e terzo posto. Il nostro lavoro è stato un lavoro che abbiamo svolto in tutta questa settimana, perché ripeto, noi abbiamo guardato tutti i vostri video già da 5 giorni, quindi insomma è stato un lavoro fatto con coscienza e con attenzione massima. Quindi ci complimentiamo con i vincitori, ma ci complimentiamo come giuria anche con tutte le scuole che hanno partecipato perché, come abbiamo detto più volte, il livello era comunque molto alto quest'anno e l'auspicio, ma anche quasi la certezza che dopo questo periodo di DAD obbligatoria, insomma, vista l'emergenza Covid, penso personalmente che il prossimo anno ci saranno molte più scuole perché anche chi non era pronto a livello digitale e tecnologico con questa opportunità ha cavalcato un po' l'onda e sicuramente troveremo molte più scuole il prossimo anno in manifestazioni del genere. Quindi la giuria ringrazia gli organizzatori, Franco Grossi in primis che è un perfetto padrone di casa da quel luogo bellissimo. Grazie mille. Federica, Giulia, quindi tutto il service per aver fatto una così bella realizzazione di questo premio digitale a distanza e niente, complimenti a tutti e ci vediamo il prossimo anno, spero. Bene, allora, grazie delle tue parole Monica, io rinnovo i complimenti, ripeto, a tutti i finalisti, a tutte le scuole che hanno partecipato in tutte le edizioni. Vi sprono il prossimo anno a ripartire, quello che non è successo quest'anno potrebbe succedere il prossimo. Questi progetti sono molto importanti perché legano i ragazzi, legano le famiglie, legano i docenti, insomma c'è un lavoro dietro, noi che siamo della scuola lo sappiamo bene, è giusto che lo sappiano anche all'esterno. Ringrazio tutti gli ospiti che in queste due mattinate sono venuti.